Oggi è la vigilia di Monza Spal e noi siamo già in clima partita. Vi presentiamo la sfida con una tripla intervista. L'ospite di oggi è un super tifoso spallino, conosciamolo meglio. Nome: Alessandro. Antonio. Paolo. Anni: 19. 23. 24. Di dove sei? Di Carugate, vicino Monza comunque. Carugate, vicino Monza. Nato e cresciuto a Ferrara. Come sei conosciuto sui social? Pianeta Monza, ovviamente. Pianeta Monza. E ragazzi, se siete veri tifosi del Monza, tra poco inizia il campionato, iscrivetevi subito al nostro canale. Paolo Spal 07. Da quanto sei tifoso della tua squadra del cuore? Penso da quando ero piccolino, anche perché mio padre mi portava spesso a Monza. Fin da piccolo, è una passione che nasce veramente quando ero bambino. Tifo Spal dal 2006, quindi da 14 anni. Chi è il tuo giocatore preferito? Beh, sicuramente Gabriel Paletta. Andrea Barberis. Senza alcun dubbio, Sergio Floccari, fenomenale, da clonare. Vuoto alla stagione scorsa del Monza? Ma direi un bel 8, sicuramente se l'hai meritato la Serie B il Monza. 9. Vuoto alla stagione scorsa della Spal? Stagione iniziata male, continuata peggio, esonero di semplici senza senso, una squadra costruita senza una logica, tonfo clamoroso con 20 punti in campionato, mi dispiace ma voto 3. Giudizio del calciomercato fatto finora della tua squadra? Ma tutto sommato molto buono, abbiamo visto comunque ottimi acquisti, vedremo però come saranno durante il campionato. Allora, 9, non 10, perché manca ancora qualcosina secondo me per essere veramente protagonisti nella prossima stagione di Serie B e schiacciare il campionato. Difficile dare un voto, calciomercato bloccato, tutte le squadre stanno comprando poco, la Spal è fra queste, però qualche acquisto è stato fatto, direi 5,5, diamo anche un 6 se dovesse arrivare un qualche acquisto un po' più di corpo, diciamo. Tre squadre che secondo te saliranno e no? Allora, sicuramente Spal, Chievo e ovviamente il nostro Monza. Brescia, Spal e una squadra con la maglia biancorossa. Vabbè ragazzi, il Monza. Sarà una Serie B molto competitiva, ma sicuramente per come sono state fatte le squadre, le favorite per me sono il Monza, il Lecce che ha comprato veramente tanto e bene, e poi il playoff è un po' interno all'otto, quindi io dico una fra Frosinone e Empoli e ovviamente la Spal. Squadra rivelazione di quest'anno? Vicenza, la Regina. Per me la squadra rivelazione di quest'anno dico la Regina, ma anche il Vicenza, attenzione. Parliamo del match di stasera, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita decisamente combattuta da entrambe le parti. Allora, mi aspetto una partita difficile innanzitutto, contro una squadra esperta, fatta di giocatori adatti alla categoria della Serie B, squadra infatti retrocessa dalla Serie A. Inizialmente mi aspetto una partita molto tattica, chiusa, nessuna delle due squadre vorrà perdere inizialmente, però poi secondo me i nostri cambi e le nostre qualità faranno la differenza. Venerdì mi aspetto una partita abbastanza bloccata, l'orario non aiuta, ci sarà molto caldo, la condizione atletica è quella che è, quindi mi aspetto una partita abbastanza bloccata e risolta dagli episodi. Però se dovesse sbloccarsi potrebbe anche finire con parecchi gol. Qual è il giocatore che temi di più della Spal? Ma sicuramente Di Francesco. Beh, ce ne sono tanti di giocatori forti nella Spal, c'è Strefezza, c'è Di Francesco, ma quello che temo di più è Sergio Floccari. Qual è il giocatore che temi più del Monza? Ma non c'è un giocatore in particolare che temo del Monza, io temo più che altro la compattezza di squadra e il gioco che ha impostato Brocchi, però se devo dirne uno, per come sono fatto io, temo abbastanza il gol dell'ex, Mattia Finotto. Come pensi che finisca la partita Monza-Spal? Sono due squadre molto toste entrambi, ma secondo me finirà un 2-1 per il Monza. 1-1. Ma alla fine
Partita pasta, 2-2. Un saluto finale ai vostri ascoltatori. Forza Monza ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale e iniziate a seguirci sulla pagina Instagram. Ciao! Forza Monza ragazzi, venerdì, andiamo! Ciao a tutti da Paolo Spa 07, seguitemi sul mio canale e seguite anche Pianeta Monza.